Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi mi trovate in versione Ezio Auditore perché, come il buon Ezio, andava a cercare di scoprire i segreti sull'origine del mondo e evitare catastrofi. Noi andiamo a cercare oggi quelli che sono i segreti della prossima patch che si spera vada a evitare effettivamente ulteriori danni a questo gioco. Anche se mi sembra che siamo incappati ormai in un vortice senza fine dalla prima patch, quindi. È uscita già su PC, già ho qualche feedback che poi vi andrò a comunicare, vediamo che cosa andrà a toccare, dovrebbe uscire tra oggi e domani anche su console, ce l'andiamo a leggere insieme e la commentiamo, quindi lo sapete, rapidissimo cambio di scena. Ed eccoci qua che ci troviamo immediatamente sulla schermata del title update numero 5. Come vedete partiamo immediatamente con quelle che sono novità di gameplay. Effettuati i secondi cambiamenti. Aumentata la distanza che la palla può coprire dopo essere entrata in contatto con la gamba o il piede di un difensore durante un autoblock. Quindi che cosa si dovrebbe verificare? Ossia che una volta avvenuto l'autoblock la palla schizzi ancora più lontano impedendo di poterla recuperare per poter ricalciare, eccetera, eccetera. Quindi a mio avviso questo significa che è stata migliorata ancora di più l'efficacia degli autoblock. Credo che la cosa vada interpretata così. Ahimè, poi è chiaro, andrà visto in game effettivamente il tutto come funzionerà. Iniziano le novità, quelle un po' più succulente, che ci interessano, no? Ci siamo lamentati tutti fino ad ora del pressing, non il pressing, eccetera, eccetera. Eccoci qua. Diminuito il tempo di durata del pressing con le freccette. Prima erano 30 secondi, adesso saranno 20 secondi. Ulteriori dettagli su questo cambiamento verranno poi riferiti nell'articolo sulle pitch note. Aumentato l'impatto che la tattica attacco sul lato della palla ha sulla stamina dei giocatori. Sapete bene, attacco sul lato della palla, freccetta giù, freccetta a sinistra, se non erro, vi permetteva appunto di andare a utilizzare questa meccanica, secondo la quale la difesa si muoveva in automatico seguendo quello che era il movimento della palla controllata dall'avversario, rendendo francamente le difese impenetrabili. È stato il problema gigante di FIFA 20, stava diventando un problema anche su FIFA 21, sono andati immediatamente a toccarlo. Un altro elemento centrale di questa patch è che è stato aumentato l'impatto su pressing costante, pressing sul primo controllo e pressing su una volta persa palla sulla stamina dei giocatori. Questo vuol dire che chi utilizza il pressing avrà i giocatori stanchi e spompati prima. E vi dico una magra consolazione perché, a mio modesto parere, per quanto riguarda il pressing con le freccette, andrebbe totalmente abolito. Io però purtroppo sono consapevole che una volta che loro inseriscono qualcosa nel game, più di andarlo poi a depotenziare, purtroppo non possono rimuoverlo, così come per me andrebbero rimosse anche le tattiche, che da quando sono state introdotte hanno causato un annullamento totale dello skill gap, e parlo di ripiega, eccetera, eccetera. Quanti di voi vorrebbero ritornare alle tattichine di FIFA 18, 17 che tutti le mettevano e non sapevano quei numeri che cosa significavano? Bene, secondo me prima o poi si potrebbe anche ritornare magari su Next Gen. Quindi questo in qualche modo andrà a toccare i giocatori che utilizzeranno e utilizzavano il pressing, si spera in maniera tale da non risentirne più così tanto. Effettuati anche ulteriori cambiamenti. Una volta cliccato il tasto del tiro, il giocatore ci metteva troppo tempo a calciare. Deo gratias, vediamo quanto effettivamente questa cosa si farà sentire. Sono stati poi corretti alcuni casi dove il giocatore controllato dall'utente andava a fare in automatico un tentativo di intercettare la palla anche con appunto l'opzione bloccaggio dei passaggi assistito su off. Abbiamo poi un ulteriore elemento che riguarda il bridge, che non poteva essere eseguito qualora si andavano a cambiare i tasti, faceva un determinato tipo di cambiamento di tasti che onestamente non so qual è. Andati a modificare alcuni scenari visuali
dove dopo patch non si vedeva più il tempo di recupero, se ci avete fatto caso, era una cosa fastidiosissima. Quando si verifica un fallo che risulta poi in un cartellino giallo, ma non è garantito e non è dato immediatamente per la chiamata del vantaggio dell'arbitro, il giocatore può fare un altro fallo da giallo e successivamente vedrà il rosso. Praticamente sì, io faccio una scivolata da dietro con questo giocatore, c'è il vantaggio, poi la palla, l'azione arriva un'altra volta vicino a sto giocatore col quale ho fatto la scivolata che meritava il giallo, se ne faccio un'altra, praticamente l'arbitro fa 2 più 2, boom, ti butta fuori. Cose inutili. In alcune rare situazioni una collisione tra il portiere e il giocatore avversario poteva trasformarsi nel giocatore catapultato in porta commettendo autogol. Questo, Gesù Dio, grazie che l'avete toccato, perché vi sarà capitato che spesso e volentieri vi caricavano il portiere, finiva in porta e dava gol. Bene, se non vi è capitato ringraziate Gesù, se vi è capitato fratelli vi capisco. Ora ve ne verranno fischiati i falli. In rare circostanze il portiere faceva delle animazioni di parata prima del dovuto. E appunto andava totalmente a vacante. Per fortuna questo a quanto pare è stato modificato. In alcune situazioni un rilancio del portiere si trasformava in autogol se il ricevitore del passaggio era troppo vicino alla porta. Fortunatamente non mi è mai capitata. Il rating dei giocatori non si vedeva sulla carta dopo aver segnato un gol, cose utili. Advantage practice scenario non ce ne frega, in summum rules non ci frega niente. Dopo aver fatto una esultanza che coinvolge il prendere la palla fuori dalla porta e andare verso il centro del campo, la celebrazione andava vabbè, fino alla traversa e ai pali, non ce ne frega proprio. Alcune skill moves, quindi alcune appunto skill non erano performate immediatamente dopo che la palla aveva finito di girare. Vabbè, non mi era mai capitato. In rare istanze un giocatore poteva mettere pausa dopo, immediatamente prima che un giocatore battesse la punizione. Questa cosa, meno male che l'avete tolta. Rimosse skill non richieste durante il pre-match loading, la schermata caricamente della partita, mi è capitato. Abbiamo toccato anche un problema raro di stabilità che poteva capitare durante il gameplay. Raro problema di stabilità, mai signori miei a specificare, vero? Poi dice che vabbè, sono stati fatti anche altri cambiamenti, per esempio aggiustato il matchmaking delle rivals per evitare disparità di skill rating, quindi in teoria adesso non si giocherà più se siete a 2000 punti contro quelli a 1008, in teoria, cosa più interessante, queste sono sciocchezze, e le altre cose invece riguardano carriera, eccetera, eccetera, diciamo che le cose che riguardano noi come gameplay e foot le abbiamo guardate. E nada, raga, per sto video fondamentalmente è tutto, fatemi sapere che ne pensate, fatemi sapere, insomma. Quali sono le novità che più vi interessa riscontrare sul campo? Vi ricordo di lasciare un like, un commento, cose da YouTube che mi servono. Iscrivetevi al canale che stiamo crescendo bene e noi ci vediamo ogni giorno sulla piattaforma Viola, trovate link e orari in descrizione, ragazzi. Un salutone, ciao ciao!